Buonasera ai consiglieri, alle consigliere, alla giunta, al personale, a tutti voi che state qua in una giornata così importante di agosto. Ovviamente non è questa la sede di un bilancio politico dell'amministrazione, che pure verrà. Ho ascoltato che la consigliera onorevole Carfagna, lo stesso consigliere Arienzo hanno cercato di portare il dibattito su questo, al quale non ci sottrarremo, ma non è questa la sede. Innanzitutto consentitemi di fare dei ringraziamenti. Ringraziamenti al personale amministrativo del Comune di Napoli, perché ha prodotto un risultato che non era scontato. Oggi nel dibattito è un po' mancato il Covid, da un punto di vista amministrativo, intendo dire sociale, politico e istituzionale, ma fare un bilancio, un rendiconto di questi tempi non è materia scontata. Quindi un ringraziamento al ragioniere generale Raffaele Grimaldi, ai dirigenti qui presenti Sabatin, Aurino, Gargiulo, il segretario generale, i funzionari, i dipendenti, ovviamente il personale che ci assiste anche di questi tempi dove non è facile nemmeno allestire un'aula che sia in linea con le prescrizioni. Consentitemi però un ringraziamento particolare, lo voglio fare al capo di gabinetto, Ernesto Pollice, perché a mio avviso ha svolto un ruolo importante. Ha svolto un ruolo importante insieme alle assessore e agli assessori, ma non era facile. Non era facile arrivare oggi qui, perché il quadro politico della maggioranza è mutato. Ho apprezzato che non si sia parlato di regionali in questa sede, secondo me è stato corretto che nessuno lo abbia fatto, nonostante la contingenza politica abbia inciso, a mio avviso, anche sulle maggioranze. Noi non scappiamo. Io non ho avuto difficoltà a rimanere a fare il sindaco di Napoli, nonostante avrei potuto benissimo, e forse era anche più normale, ordinario, auspicabile secondo molti, quello delle regionali, ma credo che in questo momento è fondamentale tenere saldo il timone di questa città. In un momento in cui poi, quando andremo a fare un bilancio, è prevedibile che potremmo prendere più schiaffi che applausi. Però io mi sono guardato come sempre dentro, e in questo momento io penso chiunque abbia auspicato, anche in quest'Aula, che la città fosse affidata a un funzionario di governo, a un funzionario nominato alla prefettura, è sicuramente una persona che non ama la città di Napoli. Perché tutti sanno che in questo momento affidare per un anno questa città, che è complicata in tempi ordinari e rischia di essere quasi impossibile da governare di questi tempi, io credo che noi abbiamo fatto bene a rimanere qui, e chi ha lavorato per farci andare a casa, lo dico sempre con il rispetto, non ha lavorato da avversario politico, ma ha lavorato una persona che ha pensato esclusivamente al proprio interesse politico e per nulla alla città di Napoli. Allora consentitemi di ringraziare anche la maggioranza che rimane, una maggioranza di cui ancora oggi, in modo commovente, ho avuto prova di grande lealtà, non nei miei confronti, lo dico con molta sincerità, realtà nel progetto, realtà in quel voto che i napoletani ci hanno consegnato, lealtà soprattutto nei confronti della città. Una maggioranza composta da Dema, Sinistra in Comune, ma anche singole consiglieri e singoli consiglieri del gruppo misto, Davvero e altri, che hanno dimostrato oggi di esserci. Non sono 21, ma questa è anche la fase, ci tornerò dopo, in cui, visto che abbiamo difficoltà a potare gli alberi della città, in politica qualche potatura ogni tanto serve, perché può anche irrobustire. Però consentitemi anche oggi di fare un ringraziamento davvero sentito a chi ha consentito l'inizio di questo cammino di una giornata difficile, e chi con gli interventi ha dato dimostrazione di amore per la città. Io credo che quella parte della minoranza,
con gli interventi che ha fatto, ma soprattutto con i comportamenti che ha avuto, ha dimostrato amore per la città e io credo che molti napoletani, io sicuramente ve ne sarò grato, perché senza il vostro contributo di oggi noi non avremmo approvato questo rendiconto. È stato un comportamento dove dietro non c'è nessun retroscena politico, non c'è nessun accomodamento politico, non c'è nessuna alleanza politica, ma c'è la politica, perché la politica è fatta anche di rispetto delle istituzioni. E io ho apprezzato l'intervento tra i tanti di una persona con la quale mai, mai potrò avere un percorso politico in comune, che è Marco Nonno. Perché guardate, nella vita, per me che ho cercato sempre, pur negli errori che ho fatto, che posso fare ogni giorno, di rimanere coerente e credibile, quando ho di fronte un avversario coerente e leale, io mi trovo meglio, perché so di non essere pugnalato alle spalle. Quindi credo che oggi sia scritta non una pagina mediocre della città, ma una pagina importante, che avrà effetti politici, perché si apre una fase nuova da costruire, perché non c'è una maggioranza politica evidente di 21, in questo però, consentitemelo di dire, ho anche molto apprezzato la presenza costante e autorevole come Presidente della Commissione Bilancio di Manuela Mirra. Chiaro, non c'è una fase in cui abbiamo una maggioranza di 21, quindi sta a noi, sta a me in particolare, guidare questa fase. I sondaggi, lo dico all'onorevole Carfagna, con la quale ho anche parlato e ne apprezzo sempre la capacità politica, anche quando non ne condivido i contenuti e anche quando c'è quella forte carica di critica nei confronti della città, non si va dietro ai sondaggi. Non si va dietro ai sondaggi. Non sottovalutateci mai, perché io credo che esiste solo un sondaggio, che è la cosa più bella della politica. Quando ti candidi è il popolo che decide se devi vincere o devi perdere. Perché se io fossi stato dietro ai sondaggi non avrei mai vinto nelle tre competizioni nelle quali mi sono cimentato. Una volta il Parlamento europeo e due volte il sindaco. E poi non ci sto nemmeno, ha fatto molto bene Enrico Panini, che ringrazio perché ha fatto un lavoro eccellente sulla preparazione del rendiconto, su questa storia della città isolata. Guardate, perché se la città è isolata, allora, consentitemi, lo dico con umiltà e non con presunzione, siamo dei giganti. Perché se siamo isolati e riusciamo, uso un termine che non mi piace, a indirizzare provvedimenti del governo della Repubblica Italiana, e allora io credo che noi siamo dei giganti. Io non penso che siamo isolati, io penso che ci siamo conquistati l'autorevolezza e la credibilità. Anche di questi tempi, fate un giro per le città italiane, la nostra città non per merito nostro, ma evidentemente anche per merito di un'energia che abbiamo saputo sprigionare quando siamo entrati ad amministrare questa città. Oggi Napoli tra le città italiane è quella che sta reagendo di più, sta reagendo con la cultura, guarda caso, con la cultura. Al 21 febbraio, quando è scoppiata Codogno, Napoli era prima per crescita culturale e turistica e non per delle congiunture. Adesso tutti si stanno accorgendo di dove eravamo arrivati come crescita economica, di sviluppo, di turismo, di cultura, di giovani, di a tutti. Non c'è una persona che non mi ferma e mi dica: sindaco, ma dove? Anche quelli che ci facevano una testa tanta, che ci dicevano che questo non andava, quest'altro non andava. Certo, è lunghissimo l'elenco delle cose che non vanno e le faremo. Per carità, ci saranno anche gli errori, l'autocritica, e mica chi è che ha mai fatto l'elogio della perfezione. Ma anche di questi tempi, la battaglia con il governo, io vorrei invitare quelli che ci attaccano perché hanno oggettivi limiti politici, come ad esempio uno tra tutti, che forse è quello che ne ha più di altri, il consigliere Brambilla, e non ne faccio una questione personale, se andasse a prendere la videoconferenza, la registrazione della videoconferenza degli incontri che abbiamo avuto con il Presidente del Consiglio da una parte e con il Ministro dell'Interno. E allora qua c'è un problema, perché se a noi ci viene riconosciuta autorevolezza anche da esponenti nazionali del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico, c'è un problema. C'è un problema. O dovremmo ritenere che queste persone non conoscono Napoli, e allora credo sia un'offesa nei confronti anche di leader napoletani. Oppure vuol dire che c'è proprio una dose, come dire, di freva. La freva di cui si parla tanto di questi tempi, no? Che ci misurano la freva ogni giorno. Buiate freva!
Se uno va in Freva deve avere anche la capacità di accettare i propri limiti, caro Brambilla. È un problema per te, non è un problema per noi. Perché se noi siamo credibili a livello nazionale, tanto è vero che hanno scritto due norme, caro Brambilla, che abbiamo scritto grazie alle nostre indicazioni, che non è il Salva Napoli. Io mi prendo il merito insieme ad altri di aver salvato 2.000 comuni. Allora se abbiamo salvato 2.000 comuni ci metto la faccia, nonostante Brambilla. Perché mentre noi lavoravamo a questo c'erano altri che da qua telefonavano e dicevano un oratoretto sindaco Napoli, né buono. E allora com'è sta cosa? Ve lo dovete spiegare. Perché lavorate contro la città? Grave, grave lavorare contro la città. Pagherete nei confronti degli elettori e degli elettrici. Noi non scappiamo, voi lavorate contro la città. E ne abbiamo le prove, le testimonianze, gli atti, i documenti. E non andiamo alla Corte dei Conti come fai tu ogni volta. Non andiamo all'autorità giudiziaria, faccio politica. La politica è questa. Credibilità, la norma sulle ordinanze, i 3 miliardi. Andatevele a vedere gli interventi. Andatevele a vedere. Il sindaco isolato, il sindaco centesimo. E allora vuol dire che è un paese che, voglio dire, sta completamente a terra, perché se è un paese che crede a un sindaco isolato, a un sindaco che non vale niente, un sindaco fallito, ogni volta che mi leggo in particolare alcuni organi di stampa della giornata, pare che stanno là, quasi aspettano l'orgasmo politico. Mamma mia, ma stanno proprio, non berano loro che annuciniamo a casa. E che cos'è? Mamma mia! Qual è il fastidio che diamo? Io non penso di essere antipatico. Forse perché non chiamo qualcuno, sono autonomo, sono libero, non ho un prezzo, non ho un guinzaglio, sbaglio tanto. Ebbene, se sbaglio tanto dovreste essere contenti, così alla prossima elezione vincete voi. E cioè, io non le capisco delle cose. In questo momento, perciò io ho apprezzato la condotta di una parte della minoranza, anche quella più dura. Stiamo parlando di Nonno, Carfagna e altri, qua ci sono Salvatore, magari Mimmo, che hanno un atteggiamento più mite, ma non hanno mai fatto sconto. Avete sentito gli interventi in questi anni della Carfagna e di noi? Hanno capito, hanno colto che in questo momento dispiace, dispiace anche del PD di qua, mi dispiace dirlo. Metodo Ruotolo, l'avete abbandonato voi, Arienzo, il metodo Ruotolo. Tu oggi hai fatto appelli, hai detto avremmo potuto fare tante cose, avremmo potuto fare tante cose insieme, ne abbiamo fatta una. Perché l'avete abbandonato subito? Voi non vincete da 10 anni a Napoli. Una volta che avete vinto con Ruotolo è perché stavate con noi. Vedete, guarda, portiamo pure bene. Però questa cosa, non lo dico con simpatia, tanto stiamo pure, insomma, voglio dire, ne avete dette anche tanti, io penso di limitarmi al minimo sindacato. Ebbene, una fase importante. Io non sono preoccupato che la maggioranza sia venuta meno, perché adesso si apre una stagione nuova. Non è la sede come questa per affrontarla, ma credo che ogni tanto le potature sono importanti. Non vorrei riprendere, perché sarò breve, le considerazioni che ha detto Enrico Panini, però qualcosa la dobbiamo dire. È vero che noi alcuni obiettivi non li riusciamo a raggiungere. Io per esempio ogni giorno mi dispiaccio un po', perché se alcuni dirigenti del Comune di Napoli, sapete il rispetto che porto per i nostri dipendenti, eccetera, riuscissero ad avere il coraggio di seguirci in alcuni indirizzi politici di forte attuazione della Costituzione, noi potremmo fare anche di più. Però lo dico a chi anche ha governato questa città, ho visto gli appelli di Mario, di Arienzo, ricordavano fasi di vetro. Noi abbiamo la metà del personale rispetto all'epoca della Iervolino, Mario, Federico. Cioè, guarda che, insomma, non è facile. Noi abbiamo difficoltà a battere la carta d'identità, a consegnarla. Un altro po' non abbiamo più personale. Scusate, se non arrivano le risorse, secondo voi, l'avete fatto un calcolo? Enrico non l'ha detto, ma avete fatto un calcolo quanto in meno abbiamo incassato da quando è scoppiata l'emergenza nazionale 31 di gennaio ad oggi? Quindi vedete quanti mesi sono passati, sono centinaia di milioni in meno che incassiamo. Il governo fino a mo ce ne ha mandate, dove sta? 51, ricordi 51, quelli della notte, quei 51. E di fronte a questo, cioè, io per questo dico che oggi
È bello che ci sia stata una maggioranza istituzionale, perché solo chi non vuole capire queste cose, anzi cerca di approfittare del momento difficile per dare una spallata alla città. Guardate, non una spallata a noi, perché noi abbiamo fatto una scelta d'amore, altrimenti ci sarebbe stata altra scelta che avremmo fatto. E invece oggi, con questa approvazione, come credo, del rendiconto, noi apriremo la strada a un ulteriore rafforzamento delle società partecipate, delle assunzioni che si possono fare, il pagamento dei creditori, che non è un indebitamento. Io non riesco a capire qual è la preoccupazione che avete, che noi andiamo a pagare con 500 milioni di euro imprese che stanno sul lastrico. Questo è un altro risultato che abbiamo ottenuto con il governo. Vedo che nessuno ricorda che noi non abbiamo licenziato nessuno, ovviamente l'ha ricordato il nostro capogruppo, ma dico anche da parte di chi ogni giorno ce ne dice di tutto, ce ne veramente, siamo al limite certe volte dell'insulto politico, delle cose che ci vengono dette, però noi non abbiamo licenziato nessuno, non abbiamo privatizzato un servizio di rilevanza costituzionale. È una città che l'altro giorno sono stato al governo, non voglio fare i nomi, se no scatta la telefonata, quindi non farò nomi, sarò impersonale, con tre ministri. Hanno detto a Napoli in questo momento è la città che c'è il maggior numero di opere pubbliche, di infrastrutture e di imprese che stanno lavorando. È una città modello. E allora facciamo una cosa, io non mi prendo nemmeno un merito. Diciamo che in questi 9 anni i napoletani, nonostante il sindaco Luigi De Magistris, hanno acquisito una credibilità a livello nazionale e internazionale. E siccome io, a differenza di altri, non scappo nemmeno dopo, perché vivo a Napoli, io solo per questo sono felice. Sono felice perché con tutti i problemi e tutti i limiti, quando vado a Roma e mi vado a sedere nelle stanze istituzionali o quando giro l'Italia, la gente porta rispetto per Napoli, porta rispetto per i napoletani e porta rispetto anche per chi l'amministra, nonostante i nostri nessun merito, semplicemente godiamo del fatto che essendo apprezzata Napoli, essendo apprezzati i napoletani, automaticamente apprezzano pure noi, pur sottolineando tutti che non abbiamo nessun merito. Poi qualcuno ci chiama e ci dice come possiamo fare questa norma, come possiamo scrivere questa legge, come possiamo aiutare i comuni, come ne possiamo uscire, come possiamo fare. Chiamano Ernesto, chiamano a me, io la prossima volta direi guardate non ci chiamate perché in Consiglio Comunale i vostri riferimenti dicono che facciamo schifo, facciamo talmente schifo che dobbiamo essere denunciati ogni volta alla Corte dei Conti perché magari siamo anche fatti in un certo modo. Guarda caro Brambì, solo di una cosa non pigliamo lezioni dai tuoi limiti e dalle tue ottusità politiche, in tema di giustizia e di rispetto alla Costituzione. Se tu continui così starai sempre là nel tuo scrannetto a fare, come dire, l'uccello di malaugurio. Mi dispiace perché voi siete nati con un altro spirito, voi qua, non voglio litigare con altri con i quali c'è un dialogo, voi qua vi rispetteremo come consiglieri, però le lezioni... Lasciatelo proprio dire che da te non le pigliamo, non le abbiamo prese in campagna elettorale e ti hanno giudicato gli elettori. Ecco qua è la differenza tra i parolai e le persone credibili. Le persone credibili vengono votate e rispettate. I parolai parlano a se stessi, poi si guardano allo specchio, si applaudono e si fanno pure una pernacchia. Questa è la differenza in questo modo, in questo momento, tra chi fa politica in un certo modo. Quindi io sono contento di come è andato questo consiglio. Ringrazio tutti quelli che ci hanno lavorato, ho visto che altri hanno lavorato per far saltare il numero legale, che hanno fatto anche un certo moral suasion, ecco diciamo in questo modo, nei confronti di chi garantiva il numero legale, gli occhi ce l'abbiamo, le orecchie pure, abbiamo capito chi ama la città e chi ha lavorato solamente per se stessi. E da questo punto di vista io starò vicino a chi ha lavorato per la città e sarò un avversario politico ancora più duro nei confronti di chi ho capito perfettamente che ha lavorato contro la città e quindi io lo racconterò a tutti i napoletani, chi sta dalla parte della città, maggioranza e quella parte di opposizione che ho visto, e gli altri li consegneremo alla loro storia delle sconfitte politiche, umane ed etiche, perché l'etica e l'umanità viene prima della politica. Grazie.